Buongiorno a tutti, io sono Paola, mi trovo in Fondazione FINAC, il museo dei disegni dei bambini e delle bambine del mondo, e oggi sono qui con me, lontani ma vicini, Massimiliano, il responsabile dei servizi educativi di Fondazione FINAC, e Luisa Goglio, la grafica che ha curato il libro catalogo che oggi vi presentiamo. Innanzitutto però vi voglio dire che cos'è Fondazione FINAC per chi non la conoscesse. È la Pinacoteca Internazionale dell'Età Evolutiva Aldo Cibaldi, è un piccolo museo che ha sede a Rezzato e che raccoglie 8.000 disegni circa nel proprio archivio di tutti i bambini e le bambine del mondo, di circa 80 paesi. Oggi vi presentiamo il libro catalogo della mostra che in questo momento è chiusa, ma speriamo possa riaprire presto al pubblico, Terra, quindi in sintonia con il tema che la microeditoria quest'anno propone. Quindi vi mostro la copertina del libro. E vi introduco a Massimiliano, che salutiamo. Ciao a tutti, buongiorno. Ciao Paola e ciao Luisa. Ciao. Ciao. Allora, partiamo subito con la prima domanda per Massimiliano. Io ho detto è un libro catalogo. Ci vuoi dire cosa è un libro catalogo? Che cosa è nello specifico questo libro catalogo? Sì, allora, Fondazione Pinac è, come dici tu, un museo e in quanto museo organizza da oltre 20 anni mostre raccogliendo all'interno del suo archivio storico una cinquantina di opere che raccontano di varie tematiche. E sappiamo bene che le mostre sono normalmente accompagnate da un catalogo che presenta le opere della mostra, le opere esposte al pubblico e normalmente ha dei testi introduttivi e che approfondiscono, diciamo, l'argomento che tratta la mostra. Con il catalogo di questa mostra, che abbiamo deciso di chiamare così, un po' internos libro catalogo, abbiamo voluto ampliare quella parte, diciamo, di testo che normalmente è solo introduttiva ai cataloghi delle mostre per creare proprio un flusso tra parole e immagini capace di coinvolgere il pubblico dei lettori non solo nella visione dell'immagine della mostra, nella visione e nella rivisione delle immagini della mostra, ma anche di, diciamo, accompagnarlo nell'approfondimento ancora più forte, diciamo, dei contenuti della mostra. E quindi è un catalogo, ma è anche un libro che si rivolge in modo particolare al pubblico degli adulti. I libri delle nostre mostre l'abbiamo visto nel corso degli anni, sono sfogliati e letti soprattutto dagli adulti, molto più che dai bambini che invece frequentano e visitano il museo. Ed è quindi per questo che abbiamo scelto come interlocutore privilegiato dei testi che troverete nel libro catalogo Terra, il mondo degli adulti. Per questo che l'abbiamo così lo definiamo un libro catalogo. Quindi tu ci dici che in questo libro catalogo ci sono dei testi. Chi sono gli autori di questi testi? Il museo? Ci sono autori esterni? Chi li ha scritti? Sì, allora, diciamo che questo libro catalogo è anche il primo di una nuova collana che abbiamo voluto inaugurare, che si intitola Guarda con me. Perché abbiamo chiamato questa collana Guarda con me?
Lo dico perché spiega anche la scelta che abbiamo fatto rispetto agli autori dei testi che sono presenti nel nostro libro catalogo. L'idea è quella, alla base diciamo, di questa scelta e anche del titolo, che è un po' in qualche modo simbolico dell'impostazione che Fondazione PINAC ha scelto di prendere. L'idea è proprio che quando si guarda un'immagine, la molteplicità dei punti di vista, oltre a quello degli occhi, diciamo, di chi sta guardando, aiuta proprio a vedere meglio, a vedere aspetti che forse da soli non potremmo cogliere. E quindi l'invito è quello a guardare insieme ad altre persone con altri occhi, non solo con i propri, ai disegni dei bambini, perché questo ci aiuta anche un po' a uscire in qualche modo da quella retorica un po' naif per cui il disegno di un bambino è semplicemente un disegnino che normalmente viene attaccato al frigorifero di casa come ricordo di infanzia oppure appeso nei corridoi scolastici, che va assolutamente benissimo, non è che siamo contro questa pratica, anzi, ma i disegni dei bambini sono anche soprattutto dal nostro punto di vista, dei prodotti culturali a tutti gli effetti. È il prodotto culturale per eccellenza che i bambini realizzano. E quindi guardare questi disegni anche con gli occhi di un pubblico, cioè di un pubblico, di osservatori adulti ed esperti, ci permette forse di guardarli da altri punti di vista, non solo da quello di genitori o affezionati, diciamo, all'infanzia. Per cui abbiamo chiesto, a partire da questo libro, a 12 scienziati, perché vabbè, non abbiamo ancora detto di cosa parla questo libro, si intitola Terra e parla del rapporto tra il genere umano e l'ambiente che abita. E quindi abbiamo chiesto a dei ricercatori universitari, anche di fama internazionale, e professionisti del mondo delle scienze naturali e ambientali, di scegliere uno dei disegni che sono esposti in mostra e a partire da questo disegno, di scrivere un piccolo testo che presentasse una tematica del loro ambito professionale, appunto, e di ricerca, per allargare il campo delle riflessioni oltre a quelle che possono nascere dall'osservazione del disegno in sé. Quindi sono tutti esperti di scienze naturali e ambientali in ambito accademico e professionale. Quindi tu ci dici il libro Terra, di cui vi faccio rivedere la copertina, eccoci, è composto da questi testi e delle immagini della mostra omonima e parla del rapporto appunto tra gli esseri umani e l'ambiente che abitano. Però ci hai fatto un interessante approfondimento rispetto alla cultura dell'infanzia, al valore del disegno infantile come un valore culturale. E allora mi viene da chiedere a Luisa, da un punto di vista grafico, come sei riuscita a valorizzare proprio questo aspetto che non era semplice proprio per il motivo che Massimiliano ci ha spiegato. Era un lavoro difficile, quindi è stato un po' anche grazie a te il risultato di questo libro. Ma allora, difficile sì e no, nel senso che è molti anni che io collaboro con molto piacere con PINAC e anche alla realizzazione dei cataloghi delle mostre. Quindi è vero che quest'anno il libro catalogo ha un taglio un po' più
più particolare, come ci ha spiegato Massimiliano, però il problema di valorizzare le immagini è un problema che esiste sempre quando si realizza un catalogo che, per quanto mi riguarda, ho sempre trattato con la dignità di un catalogo di una mostra d'arte, quindi come tale c'è tutto un lavoro, e c'è sempre stato, non in particolare quest'anno, di, per esempio, correzione colore, quindi di raffronto delle riproduzioni dei disegni con l'originale dei disegni, tutto un lavoro di color correction, con prove di stampa, cromati, quindi un grosso lavoro di prestampa, diciamo, prima per essere certi di arrivare ad avere un risultato ottimale nel libro stampato. Quindi questa è la base. Diciamo che quest'anno c'era in più questa scelta di avere appunto i testi, i contributi a commento del tema inseriti all'interno della sequenza delle immagini, per il preciso obiettivo di collocare il contributo vicino al disegno che aveva suscitato determinate riflessioni. Quindi questo ha imposto una scansione abbastanza così complicata, cioè una specie di gioco di Tetris abbastanza complesso da organizzare, ma alla fine con un po' di lavoro in più si è riusciti a trovare una sequenza soddisfacente, un'alternanza soddisfacente fra immagini, testi ed esigenze poi di legatoria, perché naturalmente, vabbè, qualcuno lo saprà, qualcuno no, in un libro non si può mettere a piacere una pagina qui o là, bisogna rispettare determinate cadenze appunto di relative alla legatoria, e questo perché si è deciso di stampare i contributi su una carta che si differenziasse da quella dalla patinata su cui sono state stampate le immagini. Quindi è stato un lavoro di taglia e cuci, ma alla fine almeno io ne sono abbastanza soddisfatta, anche i miei committenti. Quindi il libro, nella parte dei testi, ha una carta diversa. Che... Sì, esatto, sì. È proprio anche per una facilità di reperimento, no? Poi per una precisa demarcazione fra la parte catalogo e la parte libro. Anche dire. Questo forse, come dicevi tu, è una delle novità rispetto ai cataloghi precedenti di Pinac, che negli ultimi 2 anni è diventato editore, quindi è un percorso che Fondazione Pinac sta facendo da tempo, nel momento in cui ha fatto la scelta di diventare editore, ha iniziato anche già con il catalogo dello scorso anno nel cuore dei diritti, che era stato algo molto importante per il museo, che potete vedere anche sempre sul sito di Pinac, si era cambiato formato e quest'anno si è aperto quindi a una nuova collana di cui ci ha fatto cenno Massimiliano. Massimiliano, vuoi aggiungere qualcos'altro su questa nuova collana? Sì, dicevo... che questo testo, questo catalogo, in linea ovviamente con i cataloghi precedenti, perché c'è una discontinuità, ma anche una bella continuità ovviamente nella valorizzazione degli elaborati infantili. Però allo stesso tempo inaugura una collana nuova che abbiamo chiamato Guarda con me, e la nostra volontà è quindi di riprodurre questo schema anche nei prossimi anni, nelle prossime mostre, e di volta in volta invitare adulti, professionisti di altri ambiti, connessi in qualche modo al tema che andremo scegliendo di anno in anno, per appunto portare il loro punto di vista
personale e professionale sui temi che di volta in volta affronteremo, appunto. E per cui sarà un po' una sorta di schema che si ripeterà ovviamente nei prossimi libri che PNAC pubblicherà in occasione delle nostre mostre. Ecco, rispetto invece ritornando al nostro libro di quest'anno, Luisa, come la copertina invece non ne abbiamo ancora parlato, come siamo arrivati alla copertina? È stato sicuramente, credo, un lavoro un po' di gruppo, però poi la concretizzazione grafica e pratica e definitiva l'hai data tu. Quindi l'idea l'hai data tu. Rivendico assolutamente questa funzione. Si lavora sempre un po' a confronto, confrontandoci, questo è soprattutto con clienti con cui lavoro da tanto tempo e amici anche. Però certo il grafico ha un po' l'ultima responsabilità di proporre poi un risultato convincente. Allora, la difficoltà di scegliere questa copertina è nata dal fatto che il tema della mostra, il tema terra, è stato trattato e osservato da molti punti di vista, per esempio quello dell'agricoltura, invece una parte dei disegni riguarda la salvaguardia ambientale, i boschi, l'acqua, il cielo, quindi tantissimi sguardi diversi. E naturalmente nessuno di noi voleva che in copertina venisse privilegiato uno sguardo piuttosto che un altro. Quindi il tema era proprio realizzare una copertina sufficientemente comprensiva di tutti questi aspetti. Allora, non c'era in realtà un'opera, come giusto che sia in effetti, che li racchiudesse tutti. Quindi abbiamo fatto un piccolo collage, in realtà, ricorrendo a un disegno di cui abbiamo, diciamo, estrapolato alcuni dettagli, messi insieme, di modo che in copertina, torno a farla rivedere, noi avessimo le coltivazioni, l'erba, gli animali di terra, ma anche gli animali d'acqua. E non venisse dimenticato il cielo con il sole e gli uccelli, perché anche quelli, anche se il cielo non è terra, il cielo sta sopra, però fa parte dell'ambiente in cui viviamo. Ecco, questa che Paola ci fa vedere era il disegno originale su cui abbiamo fatto un po' di tagli e cuci. Ecco, un'altra caratteristica che volevamo che fosse presente quest'anno era proprio per rimarcare la connotazione di catalogo d'arte, una presenza di bianco, quindi normalmente fino a 2 anni fa i cataloghi PNAC erano coloratissimi, a noi piacciono i colori ovviamente, volevamo dare una discontinuità in questo senso, quindi facendo un libro un pochino più per adulti, come Massimiliano ci ha già specificato. Scusate, ero muta. Ritorniamo. Dicevo, Luisa ha accennato un pochino in modo, ha iniziato ad accennare un po' di più il tema, i temi anzi di questo libro, dal titolo Terra, ma che poi racchiude tanti temi, sia per i temi raccolti, quindi si ricollegano alla mostra, sia per i testi scritti dagli autori che ci diceva prima Massimiliano. Quindi Massimiliano, ci vuoi parlare un pochino in modo più approfondito del tema del libro? Sì, certamente. Il tema del libro, che è il tema poi della nostra mostra, è racchiuso in questo titolo molto conciso e che abbiamo
peraltro raggiunto dopo molta discussione, confronti e ricerche, perché non riuscivamo a trovare un titolo abbastanza efficace. Poi ci siamo detti, ma perché non limitarci alla parola terra con questo punto esclamativo? E il sottotitolo poi un po' ovviamente chiarisce meglio di cosa si sta parlando, perché diciamo i disegni infantili della PNAC per raccontare l'ambiente e come lo abitiamo. E quindi si parla di terra inteso come pianeta, ovviamente, e non solo come l'elemento fisico del suolo che calpestiamo, anche se poi ovviamente all'interno del libro e della mostra si parla anche di quello, proprio del consumo dell'utilizzo del suolo. E abbiamo selezionato 48 opere all'interno del nostro archivio e con queste opere cerchiamo di restituire sostanzialmente l'impatto a breve, medio e lungo termine dell'intervento umano sul pianeta. I disegni dei bambini non parlano esplicitamente, almeno quelli che abbiamo selezionato, non parlano esplicitamente di cambiamento climatico, ma raccontano come i bambini vedono l'ambiente che abitano e come loro vedono anche il modo in cui l'essere umano abita su questo pianeta. Per cui adesso tu, Paola, stai sfogliando alcune pagine del nostro libro dove si vedono territori molto disparati tra loro, si passa appunto dai paesaggi rurali, agricoli, alle foreste, a diverse modalità anche di coltivazione e di raccolto, perché ricordiamo che i disegni provengono da diversi stati del mondo e da tutti i continenti. E per cui raccontano veramente di modalità molto diverse tra loro di relazionarsi con gli elementi che costituiscono il nostro paesaggio. E sono presentati diversi ecosistemi e anche tutti diversi utilizzi dell'ambiente da parte degli esseri umani, sia quelli, diciamo, in senso più ricreativo, che sono quelli che spesso i bambini disegnano, quindi le vacanze al mare o in montagna, il campeggio, le scampagnate, l'andare a sciare, per esempio, ma poi anche l'utilizzo in senso nel senso dell'intenso sfruttamento. Ecco, qui abbiamo per esempio due situazioni proprio ricreative, dello stare bene nel paesaggio, segnalando però anche quelli che sono gli aspetti, in un certo senso, contraddittori nel nostro stare bene nel paesaggio, perché siamo in riva al mare con la roulotte esattamente a un passo dall'acqua, oppure in un bosco, in una situazione così un po' naturale, tra virgolette, con tutte le più e più virgolette, e poi la macchina piantata in mezzo al prato, no? Quindi, cioè, ci sono. E si evidenziano in modo anche inconsapevole, ovviamente, da parte di bambino, queste contraddizioni del nostro rapporto con il paesaggio. E quindi questi disegni raccontano, e lo vediamo bene sfogliando il libro, anche le emozioni dei bambini rispetto al paesaggio che vivono. Quindi sia il piacere e l'emozione di esperienze estetiche, intime, anche spirituali in qualche modo con il paesaggio. Abbiamo per esempio un disegno con un bambino che in costume da bagno all'aperto sorride con questa espressione di forte piacere nel sentire la pioggia sulla sua pelle nuda. Però ci sono altri disegni che raccontano anche delle paure dei bambini rispetto appunto allo sfruttamento dell'ambiente e ad un paesaggio reso potenzialmente invivibile proprio a causa di questo intenso sfruttamento.
Per cui un po' è un libro che è una mostra che ci invita un po' a pensare, a ripensare come abitiamo il pianeta. Qui vediamo per esempio alcune immagini di ovviamente industrie e emissioni di fumi da parte delle ciminiere. E quindi sì, ripensare come abitiamo il pianeta, rilanciando l'attualità e l'importanza dell'amore per il nostro pianeta, che è il presupposto fondamentale per poterne diventare custodi. Scusate, dimentico sempre il microfono. Allora, penso che vi abbiamo raccontato tante cose di questo libro e che il nostro tempo si è esaurito in questo momento specifico, soprattutto nel Bresciano, in Lombardia, siamo in zona rossa, quindi il libro lo potete vedere sul nostro sito e sfogliare alcune pagine dal sito di PINAC su www.pinac.it, e chi fosse interessato lo possiamo spedire. Il prezzo di copertina del libro è di 16 euro, questo non l'abbiamo ancora detto, quindi se fosse interessato lo spediamo scrivendo a info@pinac.it, trovate tutti i riferimenti comunque sul sito, e presto speriamo di poterlo distribuire nelle librerie appena ci sarà consentito, anche se le librerie in questo momento sono aperte ma tutto il lavoro è molto complicato, quindi speriamo presto di distribuirlo in libreria come abbiamo fatto con il libro dello scorso anno, che è arrivato nelle librerie appunto da questo progetto editoriale che vi abbiamo parlato in precedenza. Pinac ha iniziato ad essere un editore, quindi ad essere distribuita nelle librerie, ne siamo molto felici. E non so se Massimiliano o Luisa vogliono aggiungere qualcosa, vogliono salutare, e ci salutiamo qua. Ciao a tutti. Salutiamo sicuramente e alla prossima mostra. Sì, anch'io ovviamente saluto tutti da parte di tutta PINAC e anche del nostro consiglio di amministrazione, e vi invito a rimanere in contatto con il nostro museo anche attraverso i canali social e il nostro sito internet, e a cercare il nostro libro il più possibile. Presto speriamo nelle librerie, per ora online, scrivendoci una mail, perché siamo molto, molto felici di questo libro catalogo, per cui speriamo che possa circolare il più possibile nelle case del nostro pubblico. Alla prossima mostra, alla prossima pubblicazione. E grazie al Festival ovviamente per averci invitati. Ciao!